Gli edifici per la fede hanno tracciato la storia dell'arte e della stessa cultura umana fino alle trasformazioni epocali introdotte dalla modernità per dare nuove risposte a nuove esigenze. Strettamente connesso con la tradizione e col simbolo che in passato era considerato parte stessa della realtà che esprimeva, l'edificio del culto si è trovato ad essere confinato in un ruolo sempre più marginale. Per gli architetti moderni, il progetto del sacro è stato quindi un tema critico, a cui tuttavia non si sono sottratti i grandi maestri. Fra questi, Louis Kahn, che ha progettato edifici di culto per le tre religioni monoteiste. Kahn ha rinnovato l'architettura con gli strumenti di sempre: materia, costruzione, geometria e luce. Il progetto della sinagoga Urva a Gerusalemme riporta l'aula ad una dimensione di impressionante forza espressiva che, come ha scritto Adriano Cornoldi, fa pensare ai grandi santuari della storia umana, costruzioni senza tempo come le piramidi e i dolmen, i menhir e gli Stone Age. Limitandosi alle forme euclidee fondamentali e governando la forza della materia, Kahn domina l'organismo, elevando la luce a simbolo del sacro. Sono gli stessi principi che informano gli edifici per il culto di Mario Botta.